Le 20.30 di nuovo, buonasera dagli studi di TG 2000. A Duma, in Siria, è cominciata l'ispezione dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. L'obiettivo è quello di chiarire cosa sia realmente accaduto durante l'attacco dello scorso 7 aprile. Ma America e Francia puntano il dito contro Assad e l'alleato Putin, accusandoli di sabotare le indagini. Antonio Sobier. Secondo l'Agenzia di Stampa Nazionale Sana, gli ispettori dell'OPAC, l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, sono entrati oggi a Duma accompagnati dalla Polizia Siriana. Dopo tre giorni di attesa, i tecnici ONU cominciano finalmente a indagare sul presunto attacco chimico di Damasco sui ribelli lo scorso 7 aprile, attacco che ha portato sabato notte ai missili di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia su tre siti collegati alla produzione di armi chimiche. La notizia della via libera ai tecnici OPAC, giunge dopo le accuse di Washington e Parigi a Mosca di ostacolare le indagini arrivando a far sparire le prove. Basta manipolare l'opinione pubblica, il ritardo era dovuto a ragioni di sicurezza, questa è la dura reazione della Russia. Come al solito è molto difficile arrivare alla verità nell'inferno siriano. Ma da oggi conterà solo il report degli ispettori OPAC, ammesso che riusciranno a raccogliere le testimonianze e i campioni biologici necessari a mettere una parola definitiva sull'attacco chimico a Duma. Nella città del Guta Est oggi sarebbero stati trovati una fossa comune con 30 cadaveri e un laboratorio per produrre armi chimiche che i russi dicono essere dei miliziani ribelli. Intanto sale altissima la tensione fra Siria, Iran e Israele dopo che lo stato ebraico ha ammesso di aver attaccato lunedì scorso la base T4 vicino a Palmira e ucciso sette militari iraniani. Questa notte la contraerea siriana si è attivata a Homs per voci di un nuovo attacco a Damasco prontamente smentito dai militari siriani e dal Pentagono, ma gli eserciti delle tre nazioni medio orientali sono in stato di massima allerta. E sulla Siria oggi è intervenuto il presidente francese Macron, convinto del fatto che i raid di Francia, America e Gran Bretagna abbiano salvato l'onore della comunità internazionale. Eh, lo ha fatto Macron, ha parlato durante la plenaria del Parlamento europeo. Macron ha inoltre aggiunto che è necessario rifondare l'Unione europea, facendo prevalere gli interessi comuni anziché i nazionalismi che creano divisioni. Sta emergendo una sorta di guerra civile europea, ha detto. Stanno venendo a gale i nostri egoismi nazionali e il fascino illiberale, aggiunto il presidente francese. In questo clima di altissima tensione internazionale, ve lo stiamo raccontando, si fa sentire anche l'Italia con Gentiloni che condanna l'utilizzo delle armi chimiche, ma precisa che il nostro paese non è neutrale, ma coerente a Stati Uniti e alleanza atlantica. Una questione, quella siriana, che spacca i partiti, che potrebbe incidere anche sulla formazione del nuovo governo. Augusto Cantelli. Una scelta di campo chiara e senza equivoci, l'Italia non è neutrale, le armi chimiche sì, sono inaccettabili dopo l'attacco a Duma di sì, Stati Uniti, Dino. Francia e Gran Bretagna. Il premier Gentiloni riferisce in aula sulla crisi siriana e indica la posizione italiana al fianco di Washington e Alleanza Atlantica. È un coerente alleato degli Stati Uniti: gli Stati Uniti di Kennedy o di Nixon? Gli Stati Uniti di Reagan o di Clinton, gli Stati Uniti di Bush o di Obama. L'Italia è sempre stata da questa parte. Gentiloni tuttavia non chiude la porta a Mosca e come tradizione ripropone la politica del doppio binario, ossia rivendicare le sanzioni e mantenere il dialogo con la Russia. Scacciare i fantasmi della guerra fredda dunque, ma nel Parlamento italiano le posizioni restano diverse. La Lega si smarca ancora una volta camminando di fatto al fianco di Putin, mentre per i 5 Stelle l'Italia ha bisogno di un governo con pieni poteri. La questione siriana e più in generale della politica estera diventano così elementi del dibattito politico in grado anche di condizionare le scelte che tra poche ore il colle dovrà prendere per sbloccare lo stallo post elettorale. E qualcosa si muove nel rapporto tra PD e 5 Stelle con il reggente Martina che individua alcuni punti di programma sui quali dialogare dalla povertà alla famiglia al lavoro, immediata arriva la risposta positiva dei 5 Stelle, mentre per Salvini, il presidente del Senato Casellati è in grado di fare un buon lavoro, se Ricevere un mandato esplorativo. Cambiamo argomento. Buone notizie per il mondo della scuola. Dopo l'ok ok del Consiglio dei Ministri arriva anche il via libera della Corte dei Conti sul nuovo contratto. Per la firma definitiva i sindacati saranno a breve convocati dall'Agenzia per il pubblico impiego. Previsti aumenti salariali che vanno da un minimo di 80 euro e 40 a un massimo di 110 70 euro senza alcun aumento dell'orario di servizio. Una buona notizia, dicevamo, che però al momento non scongiura lo sciopero annunciato per i prossimi 2-3 maggio. L'agitazione è stata indetta dall'organizzazione sindacale ANIEF che chiede la riapertura delle graduatorie a esaurimento e un piano straordinario di 150.000 assunzioni tra insegnanti e altro personale. Seguirebbe il ponte del eh, primo maggio, quindi costringerebbe gli studenti a rimanere a casa per più giorni, provocando disagi ai genitori che lavorano. E a proposito di ponti e di ricorrenze, Francesco Durante ci parla della proposta di legge presentata al Senato e che chiede il ripristino, dopo 40 anni, delle festività religiose soppresse. Secondo i firmatari del provvedimento sarebbe un omaggio ai credenti, ma anche un modo per dedicare più tempo alla famiglia. Epifania, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo. Sono le cinque festività religiose che con la legge numero 54 del 5 marzo 1977 venivano soppresse a livello civile. Otto anni dopo tuttavia fu reintrodotta anche nel calendario civile la solennità dell'Epifania. Alla fine del mese scorso tre senatori della Siudity Roller Force hanno presentato un disegno di legge con la proposta di ripristinare gli effetti civili delle festività religiose soppresse. Riteniamo che sia giusto eh, di valorizzare i sentimenti anche cristiani di una fetta di popolazione che è considerevole e non penso che sia scapito della produttività di questo paese perché l'abbiamo visto. Nel 1977 sono stati abrogati queste festività e non ho visto l'aumento di produttività per l'abrogazione di queste feste. Non c'è dubbio che poi una proposta che è assolutamente eh, meravigliosa è quella di introdurre la festa di San Pietro e Paolo, che è una festa comunque della capitale di Roma a livello nazionale, poi fatta la proposta dall'Alto Adice. Infatti noi abbiamo pensato che per Roma solo sarebbe un po' poco, quindi riteniamo che sia giusto che sia prevista per tutta l'Italia. E poi c'è l'aspetto anche economico perché si possono creare dei ponti e anche l'opportunità di uscite, di muoversi. Ma io non vedo eh, l'economia in primis, né a scapito eh, né a favore. Voglio dire, io non penso che l'introduzione di due, tre o quattro festività aumenti o, o faccia diminuire la produttività. Dall'altra parte, non penso che queste nuove festività eh, possano produrre più di tanto un valore economico aggiunto. Io, io voglio veramente pensare piuttosto alle tradizioni, al, allo spirito cristiano che è ancora molto forte in questo Paese, anche nella nostra provincia, nella nostra regione, e quindi eh, vedo da, quel, da questo punto di vista la nostra iniziativa legislativa. Cambiamo argomento. Secondo l'Unione Africana nel 2017 oltre 65 miliardi di euro sono stati spediti in Africa in aiuto delle famiglie lontane dagli immigrati che si sono trasferiti in Occidente. Parliamo delle cosiddette rimesse degli immigrati che si rivelano sempre più importanti per lo sviluppo del continente. Sentiamo Federico Plotti. Crescono in maniera esponenziale le rimesse di denaro di cittadini africani emigrati in Occidente. Nel 2017, i dati li ha forniti l'Unione Africana, oltre 65 miliardi di euro sono stati spediti nei paesi di origine, nella stragrande maggioranza dei casi per aiutare le loro famiglie. Una cifra pari a più del doppio dei circa 30 miliardi di aiuti pubblici stanziati nello stesso anno dai paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per la crescita del continente africano. Una somma di tutto rispetto che proviene viene da oltre 30 milioni di migranti e questo nonostante i costi per i trasferimenti finanziari verso i paesi africani siano i più alti del mondo. Ma questi 65 miliardi di euro sono solo una parte del reale flusso di denaro originato dal lavoro di chi ha lasciato la propria terra. Una fetta altrettanto grande ma difficilmente calcolabile passa attraverso altri canali di trasferimento, spesso illegali e per questo non tracciabili. L'AIR, l'istituto africano delle rimesse, nel suo ultimo rapporto ha sottolineato come il denaro Denaro proveniente dai migranti continua a costituire sempre di più una risorsa decisiva per lo sviluppo socio-economico del continente. Questo si avverte soprattutto in quei paesi dove il welfare tradizionale non esiste e un gran numero di famiglie dipende proprio da queste risorse. Denaro di vitale importanza non solo per la sopravvivenza quotidiana, ma anche per pagare servizi sanitari, istruzione e alloggi. Parliamo di auto e assicurazione, sì perché gli automobilisti italiani saranno felici di sapere che da luglio avranno uno sconto sull'RC Auto, non tutti però attenzione, sentite. Buone notizie una volta tanto per molti automobilisti italiani, ma non per tutti. Dal 10 luglio le compagnie assicurative dovranno obbligatoriamente applicare uno sconto all'automobilista che accetta tre condizioni. Lasciare ispezionare il proprio veicolo a spese della compagnia e fare installare sulla propria auto, sempre a spese della compagnia, una scatola nera e un dispositivo che impedisce l'avviarsi del motore se rileva nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. È quanto prevede un regolamento del 27 marzo scorso, ma pubblicato il 10 aprile, che entrerà in vigore come prevede la legge esattamente 90 giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. E non è tutto. Oltre a questo, che è evidentemente finalizzato alla prevenzione, c'è un altro sconto in arrivo e premi agli automobilisti virtuosi. Sono quelli che, oltre ad avere applicato la scatola nera, negli ultimi quattro anni non hanno provocato incidenti nelle cosiddette province a rischio, quelle cioè ad alta sinistrosità. L'elenco attualmente in vigore delle province interessate, che deve però essere aggiornato ogni due anni, comprende città quali Bari e Benevento, Genova e Bologna, Livorno e Firenze. Per adeguarsi agli adempimenti prescritti dal nuovo regolamento, le compagnie assicurative hanno tempo fino al 10 luglio. Grazie al cinema con le parole di Terence Hill, che torna sul grande schermo dopo vent'anni. Lo fa con una storia che ricorda i film western e avventurosi. Una storia che è un omaggio anche al compagno di viaggio e amico di una vita, Bud Spencer. Fabio Falzone. Già dal titolo Il mio nome è Thomas c'è cioè il richiamo al mondo degli spaghetti western, la musica di Pino Donaggio, le ambientazioni nel deserto dell'Almeria, insomma c'è molto del mondo di Terence Hill, che alla verde età di 79 anni a questo film ha lavorato a lungo, oltre 10 anni. Io viaggio da solo. Thomas si rechiamò a cercare se stesso e soprattutto una scintilla di infinito negli spazi desolati dell'Almeria. Nel percorso incontra una ragazza che dovrà difendere anche a padellate nel tipico stile di film che sono nel cuore di tutti noi. Con film di, di avventura, c'è cioè una scazzottata all'antica, all perché lo, di questa la faccio come si faceva una volta. State fermi un minuto e mezzo al giorno e non di più, perché noi facevamo un minuto e mezzo al giorno. E quindi ci abbiamo messo tre giorni a farla. Una pellicola che contiene molti temi e che è interamente dedicata all'amico Bud Spencer. Pensavo a lui, dedicavo a lui, ma non così forte come è stato, perché c'è stato un episodio bellissimo. Io stavo cercando un, un luogo che potesse rimanere impresso nel pubblico e mi arriva una telefonata del figlio di Bus Spencer, Giuseppe, e mi dice guarda papà sei andato. E allora gli dico sono rimasto molto molto triste però per due o tre minuti. E poi una grande gioia mi è entrata dentro e ho detto mmm, mm, de e questo è il posto che devo scegliere, il posto giusto. Terence Hill mescola le carte e costruisce un film magari non perfetto, ma ricco di cuore, Posso mentre vedere. il pubblico sterminato dell'amatissimo Don Matteo televisivo lo attende. Don Matteo che cosa direbbe parlando <ride> questo film? Oh bello, speriamo che andate a vederlo tutti quanti. Andiamo in Vaticano adesso con l'omelia di Papa Francesco che stamattina ha parlato della figura del profeta, uomo di speranza. Lo sentiamo con Paolo Fucili la Chiesa non solo ha bisogno di profeti, ha bisogno che tutti noi siamo profeti, esorta oggi Francesco, sempre diretti, mai tiepidi, capaci comunque di dire la verità. Ecco perché lapidarono Stefano, il primo martire della Chiesa, racconta la prima lettura di oggi, perché la verità è scomoda, non sempre è piacevole. Il profeta prima la dice con dolcezza, poi però se non è ascoltato sa anche parlare duro. E quando ti tocca il cuore, o il cuore si apre oppure diventa pietra, e lì si scatena la persecuzione. Detto questo, il profeta. non è per ufficio un rimproveratore, no. Perché di speranze, sì, non, non di sventure, come ammoniva Giovanni XXIII, sono i profeti di cui ha bisogno la Chiesa, vale a dire. una cosa è sempre il giudice critico, che non piace niente. Nessuna cosa gli piace, no, questo non va bene, non va bene, non va bene, non va, questo deve essere così, quello non è un profeta. Infatti il profeta sa anche piangere di dolore sul popolo che la verità l'abbandona, però non fa sconti né alla verità né a se stesso, perciò il Papa infine avverte tutti hanno avuto problemi di persecuzione. Il vero profeta se fa bene il suo mestiere si gioca la pelle. Ci fermiamo qui, vi lascio in compagnia di Donatello Vaccarelli e TGTG. State con noi. Buonasera.